Montella crede fortemente all'Europa, nonostante l'ultima sconfitta con la Juventus, che ha avuto anche una coda polemica molto imponente. Il tecnico rossonero oggi ha detto che il Milan, se continua con queste prestazioni, se continua con questa intensità, raggiungerà sicuramente la posizione utile per il ritorno in Europa. Non sappiamo se dalla Champions League o l'Europa League, molto più percorribile la seconda. I motivi spiegati sono tre. Innanzitutto un calendario che comunque sorride ai rossoneri, ci sono solo due scontri diretti, seppur la posta in palio varrà il doppio, ci sono quelli contro l'Atalanta e l'Inter, poi una serie di scontri sulla carta agevoli tra Palermo, Crotone, Pescara, lo stesso Genoa di domani sera. Secondo motivo è la grande consapevolezza che ha dei suoi giocatori, della crescita dei suoi giocatori, il fatto che tutti adesso sono bene, perché ha dato grande spazio al turnover, quindi tutti i giocatori in questo momento hanno raggiunto uno stato di forma fisica ottimale. Il terzo motivo, e quello più importante secondo il tecnico rossonero, è quello che secondo lui il Milan non si deve sentire penalizzato dall'ultima sconfitta con la Juventus, bensì potrebbe essere la scintilla giusta per affrontare al meglio queste ultime partite fino al termine del campionato. Il Milan quest'anno ha dimostrato di avere carattere, di saper affrontare le difficoltà. Adesso, quella di domani, è il primo banco di prova importante. Montella è ottimista, per il Milan la qualificazione in Europa League non è una chimera.